Te li tolgo, tutti te li tolgo. Qua c'è la margherita. Allora, prima mi sono dimenticata di spiegarvi le ombre, che invece sono una cosa importante. Le ombre. Ora, non so su questa carta esattamente con cosa vengano, ma adesso ci proviamo. No, l'ha fatto. Chi c'era qua? Sta per spiegare le Lei. ombre. Cosa? Questo l'hai fatto tu? Sì, io mi dico che Lei è bello. molto, molto talentuosa. Se vuoi te lo regalo, lo metto in casa lì. Neanche avessi lo spazio. Saresti credibile se tu avessi lo spazio. Allora, partiamo dalle ombre, che tanto sono una cosa veloce, veloce, veloce. Stamattina mi spiegavo i colori. Va detta una cosa. I colori freddi, cioè l'azzurro, il blu, il verde scuro, sono colori freddi e anche il viola, tendono ad allontanare, cioè loro vanno sullo sfondo e tirano in fuori quello che gli sta accanto. Invece i colori caldi fanno l'effetto opposto per l'occhio, quindi il giallo, il rosso, l'arancione invece vengono in avanti e mettono in secondo piano quello che hanno accanto. Quindi quando si fanno le ombre, tendenzialmente le ombre si fanno con colori freddi per far venire in fuori di più le cose che vogliamo far venire in fuori. L'ombra è un trucchetto molto veloce che si può fare con i gessetti. Purtroppo abbiamo una carta lucida e non ve lo posso far vedere con i gessetti perché non fanno presa. Abbiamo una carta anche noi. Domani ve lo facciamo con i gessetti sull'altra carta, però intanto ve lo faccio con i pennarelli, non cambia niente. Usiamo il grigio nel caso dei pennarelli, un grigio chiaro. Ora, possiamo discuterne finché le volete, ma ho ragione io. Dove siamo noi? Il sole sta in alto a destra. E vi voglio sentire dire convinti, certo, il sole sta in alto a destra. Perché? Non si sa, ma sta in alto a destra. Là. Se il sole sta là, l'ombra sta in basso e a sinistra. Ok? Non voglio vedere un'ombra a destra. E lo so. Quindi l'ombra sta di qua. Ma col pennarello passiamo all'estate qua, la prossima a finire quest'ombra. In teoria dovrebbe cambiare, ma speriamo che abbia funzionato. Se voi vi mettete davanti dovrebbe venire in fuori la strada. E anche il 6. Viene fuori? Ora, per chi sta a casa, aspettate. Quindi un consiglio è, dotatevi sempre nel vostro astuccino, assieme ai vostri tre colori, e più un colore, eccetera, eccetera, di un grigio. E vi accorgerete di quanto è difficile trovare pennarelli grigi. Allora, il giallo non è che no in assoluto, il giallo è sì. Bisogna capire però che carta usi, cioè dove lo stai usando, perché il giallo a volte è evanescente, viene o assorbito dalla carta e se si usa la carta riciclata, per esempio, il giallo vira il verde, cambia un po' l'effetto. Il grigio al limite diventa più scuro, ma sempre grigio è. Quindi gli altri colori vengono un po' sfalsati, dipende che carta si usa. Però poi scegliete assolutamente, potete fare le ombre fucsia, se vi piacciono fucsia, non c'è nessun problema. Semplicemente mettetele in basso e a sinistra, indiscutibilmente. Perché consideriamo che la fonte di luce arriva dall'alto a destra. È una regola assoluta per noi che siamo da questa parte del mondo. Però c'è chi vi darà il contrario, ma qua comando io. Scusami Sara, ma tu le hai messe a destra?
L'ho messa a sinistra e in basso. A sinistra e in basso. Lei lì era in basso, è la parte bassa per me. L'ombra a sinistra e in basso, anche a casa. A cosa serve? Serve a fare emergere di più un contenuto. Da lì dovrebbe metterti in risalto la strada, per esempio. Più larga la fate, l'ombra ovviamente più viene in risalto. Adesso non può... Sì, sì, da uno spessore. Però deve rimanere il nero, perché se vai sopra il nero... Deve rimanere il nero. L'altra questione, se invece volete che un contenuto vada sullo sfondo, vi fate l'ombra arancione, rossa. In questo modo viene in fuori il rosso e l'arancione e va in dentro, come se fosse la profondità di una stanza, va in dentro l'immagine, ok? È un trucchettino, però usatelo perché è comodo. Sempre nell'ambito della luce in alto a destra, adesso passiamo a parlare dei templates. E mo' vi voglio, e mo' mi voglio pure. Allora... Questa è la parte difficile di queste tre giornate, dopo diventa tutto più semplice. Dunque, i templates. Di solito si tende... Ecco, appunto, si mette a friggere pure l'audio perché... No, i templates fanno così. Cioè, proprio è un sommovimento ormonale il template. Allora, i templates servono perché le informazioni in un foglio, in realtà, non vanno messe... Cerchiamo di dirlo in maniera forbita. Non vanno messe a caso, non vanno messe sparpagliate per il foglio, ma anche loro, per aiutare la comprensione, per aiutare la memoria, per aiutare la chiarezza, per facilitare, devono seguire un ordine, ok? Che non è necessariamente che parto da sinistra e vado verso destra, che parto dall'alto e vado verso il basso. Questa è un'ipotesi, è quella più usata normalmente. E quindi noi abbiamo giustamente l'elenco. Ora io ve li faccio picco e dopo ve li faccio vedere anche a casa, non riesco a... Mi traduci la parola template? Qui così... I templari. I templari, certo. Allora, aspetta che adesso mi metto di là, I template sono, come dire, dei formati, diciamo. Dei formati, sì. Allora, dov'è che mi devo mettere? Mi metto centrale là. E vi sposto. Il problema è che da casa non vedono, vedono? No, non era per noi, era per la chiesa scala. Vedono? Non vedono? Mi metto di qua, così vedono. Va bene, insomma, c'è l'elenco. E l'elenco anche a casa, l'elenco è un elenco per punti. Può avere i punti fatti più carini, può avere le stelline, può avere i quadratini in cui mettete la spunta, può essere quello che volete, ma sempre un elenco è. E quindi le informazioni vengono una sotto l'altra, ok? Viene detto prima questo. E la sequenzialità è data dal fatto che sono una sotto l'altra. E nel caso qualche concetto venga ribadito, lo si può cerchiare di un colore oppure scrivere in un certo modo. È vero che... Nell'elenco o siete molto bravi a usare i colori oppure l'elenco è abbastanza piatto, quindi bisogna dargli carattere. Ok, questo sia che siano parole sia che siano disegni. Se sono uno sotto l'altro vuol dire che prima è stato detto quello, poi è stato detto quello per quell'altro, però se volete far emergere dei dettagli li dovete colorare, ravvivare, sottolineare, cerchiare, eccetera. Poi... Poniamo che stiamo facendo un processo partecipato. E c'è una questione centrale. C'è una questione centrale, iniziano a intervenire alcune persone e questa questione, diciamo, facciamo un esempio, viene sviscerata in quattro argomentazioni. Poi ne analizziamo una. Emergono due aspetti, da questo ne emerge uno solo, dall'altra ne emergono tre, qua ne emerge uno, quest'uno però ha un'attinenza con uno che è emerso di là. Poi succede che
Arriva un signore e dice: no, però c'è da dire una cosa fondamentale proprio su questo punto qua. Mannaggia lui. E quindi un altro dice: vabbè, se la metti così, però allora io invece ti dico una cosa su questo. E via così. Questa cosa che si crea, che di solito ha una forma più o meno circolare nel foglio, perché si va per argomentazioni che nascono da argomentazioni, che nascono da altre questioni, si chiama mandala. Mandala, o mandala, non so bene, mandala direi. Mandala. Ok. È la base, la mamma della mappa mentale. O forse la mappa mentale è la sua mamma, non lo so. Gli indiani sosterranno fino allo sfinimento che no, l'hanno inventato loro. Però la logica è la stessa, se voi vi siete mai occupati di mappe mentali, c'è una questione centrale, ci sono le diramazioni che portano alla suddivisione dell'argomento in altri temi. Poi ci sono i grattacieli. Sì, hanno nomi molto evocativi. Scusate, sto disegnando da schifo, ma c'è il chiodo. E, ok, i grattacieli. E qua farò una G aperta. E ci tengo molto. Ho il chiodo, scusate, è difficile. Vince la mia G. Ok, i grattacieli significa che il primo intervento sta qua, il secondo intervento sta qua, il terzo sta qua e si va avanti. Però poi magari c'è una questione di questo intervento che riguarda un punto che sta di qua e io posso metterci la mia freccia che va là. E via così, ok? Da quanto è lungo l'intervento? No, no, da quanto, no, no. Questa è ambientata a New York, certo, prima dell'abbattimento delle Torri Gemelle. Da lì non l'hanno mai più usato a New York, ma no, deciso che. Ok, poi c'è una cosa che si chiama popcorn, ve la faccio un po' breve perché sono centinaia di migliaia, ma facciamo che vi do alcuni. C'è poi quello a popcorn, altrimenti detto delle nuvolette di fedele. No, lui usa delle cose complicate. Però questo qua è il più facile di tutti perché è furbo il popcorn. Ogni questione viene messa in un popcorn. E se uno alla fine tira fuori una cosa che però riguardava il primo tema, tu glielo riesci a piazzare vicino, mentre gli metti un altro popcornino qua. Ovviamente saranno più grandi o più piccoli i popcorn a seconda dell'importanza della questione che emerge. E si possono fare un sacco di frecce, di cose che li uniscono, eccetera, eccetera. Però questo ti permette di usare lo spazio in maniera molto più libera, mentre qui un po' devi sapere dove stai andando a parlare, nel senso devi organizzarti pian piano in modo da seguire la logica. Ok? E questi sono quelli facili. Fin qua. Poi c'è la matrice, poi ce ne sono altri, adesso non vi volevo tediare. L'unico che vi aggiungerei è il flusso. Il flusso ha una questione iniziale, da cui deriva un'altra questione, da cui deriva un'altra questione, fino ad arrivare al nostro traguardo. Poi però arriva il signore di prima. No, però io ci tenevo a sottolineare, sono venuta apposta, che c'è una cosa che riguarda questo tema qua. E allora metteremo il suo intervento. L'altro dice: vabbè, se l'ha detto lui, allora mo pure io. E quindi metteremo il suo intervento. Ok? Dove vanno ad impattare sul flusso, a rompere il flusso, insomma. Diciamolo così. Ok. Il flusso è importantissimo perché tutto ciò che riguarda lo storytelling, la storia di un conflitto, il racconto, l'intervista passa dal flusso e anche i processi passano dal flusso. Quindi questo che sia fatto così, o che sia fatto a strada, o che sia fatto a fiume, sempre un flusso è. Tenete presente che questo è l'ordine in cui voi disponete le informazioni nel foglio. Non è che per forza si devono vedere cerchi, triangoli e le forme dei popcorn, eh? Poi potete scegliere i contenitori che volete.
però è la logica che scegliete per mettere le informazioni nel foglio. Ma ce ne sono di più complicati. Per esempio, più complicati ma risolutivi. Ricordate dove era la luce? Fantastica. E se la luce a destra è in alto, significa che la cosa che per noi è importante, cioè il nostro traguardo, il nostro obiettivo finale, sarà in alto a destra. Voglio arrivare là. In tutta la giornata di oggi io voglio arrivare là. Ok? Attenzione. Poi potete disegnarci il sole se volete, comunque è il punto di luce. Questo è importante perché anche i manifesti pubblicitari sono pensati così spesso. E anche se andate al supermercato, se è un supermercato un po'... mette in alto, a destra, all'altezza dell'occhio, il prodotto che deve vendere con maggior urgenza. Perché l'occhio è colpito subito da cosa sta in alto a destra. Poi si sposta verso il centro, in alto, poi al centro-centro, poi in alto a sinistra, poi in basso. In basso infatti si mettono tutti i logo di tutti i sostenitori, che non gliene frega niente a nessuno, ma hanno pagato e ci vanno. E quindi, e quindi è così. O le firme, i titoli di cosa, insomma tutto laggiù. Noi leggiamo partendo da in alto a sinistra. Sì, ma che cosa colpisce l'occhio se non è un testo scritto, se questa cosa non è una pagina di un libro scritto? Ma viene, l'immagine viene colpita prima da questo. Se fosse un testo, in alto a sinistra andrebbe bene in partenza? Se è tutto un testo scritto, ovviamente sì, perché noi scriviamo dall'alto al basso e da sinistra a destra, non va bene per gli arabi. E non va bene per i giapponesi, che scrivono in verticale. Invece questo è abbastanza universalmente riconosciuto. Come si chiama questo? Aspetta, aspetta, non abbiamo finito, abbiamo solo iniziato. Era solo per dire che quello è il punto d'arrivo perché è la cosa che deve rimanere impressa, ok? Se sto dimostrando un'argomentazione, la tesi va là. Se sto cercando di fare un processo, l'esito del processo, quello che abbiamo raggiunto, va là. Non il titolo. Il titolo, o la domanda iniziale, o quello che volete voi, dove sta? Sta qua. Qua in basso ci potete mettere o il titolo della giornata, tanto se li avete invitati a una giornata in cui il titolo è Visual e Conflitti, lo sanno tutti che sono qua a parlare di Visual e Conflitti, non è che sia una roba fondamentalmente importante da ricordare. Se c'è una domanda iniziale che serve per rompere il ghiaccio, iniziare a parlare, eccetera, di nuovo non è una cosa che si dovranno ricordare i posteri, serviva a scatenare la giornata e quindi può stare laggiù. A questo punto, da qua a là, io ci arrivo come le onde, perché inizia a venirmi voglia di mare a quest'ora, voi lo sapete. Ci arrivo come le onde. Allora, io pongo la domanda iniziale, o racconto un episodio, o faccio qualcosa, vi do le prime istruzioni, eccetera. Poi ci sono i primi interventi, o le prime cose che vengono dette, o qualcos'altro. C'è qualcuno che commenta, che scatena un secondo giro di interventi, di controargomentazione. Poi si fa un esercizio e si vede che cosa è emerso e ci segniamo tutto quello che è emerso, fino ad arrivare all'esito finale. Posso organizzare anche un programma giornaliero in questa maniera? Tutto quello che vuoi. L'altra cosa che si può fare è mettere una grossissima frecciona qua. Che indica l'andamento in trasparenza. E la cosa che anche si può fare è metterci delle persone che la sostengono a seconda di dove sono i punti in cui effettivamente è intervenuto qualcuno a sostegno di quella cosa. Magari qua c'erano tante persone perché era un lavoro di gruppo, invece qua era solo un relatore che stava parlando. Se lì è scritto, come fai a specificare? Ci sono i colori. Okay. La personcina la farai rosa. No, la fai più pallidina, il resto sarà più grosso, più visibile. Okay. Ok, tieni presente che questo foglio può essere un foglio piccolo, ma può anche essere un foglio enorme. Quindi può anche essere 6 metri di foglio su una parete, La freccia rappresenta un po' il percorso. Può metterla come non metterla la freccia, però diciamo aiuta a capire che siamo partiti da qua e stiamo andando là. E che se siamo qua, abbiamo quasi finito la nostra giornata, se siamo qua siamo a metà del percorso, insomma...
aiuta anche le persone durante la giornata a capire, ok, ma quanto manca, oppure siamo già arrivati al punto clou, un pochino aiuta anche rispetto alla scala temporale. Questo si sviluppa strada facendo? Si sviluppa durante la giornata. Ok, domande? Domande sui templates, perché poi passiamo alle metafore. Come si chiama? L'avevo chiesto un giorno prima. Non si chiama? Giulio, allora. Giulio? Giulio, che domande? Non si chiama, no, non lo chiamiamo Giulio perché ha la G, insomma. Niente complicato. No, ce ne sono miliardi di queste cose qui. Adesso io ve ne ho segnato qualcuno e questo che a me sembra utile per uscire dallo schema verticale orizzontale. Questo va in diagonale. Però e quindi probabilmente bisogna fare un grosso sforzo di immaginazione del senso della giornata. Assolutamente, assolutamente. Allora, sono in una dinamica relazionale. Assolutamente. Certo, allora no, questo è molto molto importante. Questo non si fa al momento, non si sceglie al momento quale usare. Si sceglie prima. Diciamo, questo lo sto dicendo a chi tra voi fa il facilitatore, l'oratore, tiene lezioni, organizza momenti, ok? Questo è uno strumento che funziona, oppure a chi prende gli appunti per se stesso, quindi sul suo notes, block notes, può organizzare le cose in questo modo. Ovviamente non vale sempre, non vale per tutti, perché chi arriva a un incontro senza sapere cosa aspettarsi non può sapere se la cosa sarà articolata in tanti interventi diversi, oppure in una persona sola che parla tutto il giorno, oppure con esercizi di gruppo, momenti singoli, a meno che non ci sia stato un programma diffuso super puntuale. Io per esempio oggi ho mandato un programma, non credo di aver fatto niente di quello che avevo messo nel programma, ho fatto altro e sono fatta così. Però appunto, invece, in teoria il programma è fatto per essere rispettato, allora se quello è fatto bene, la gente può seguirlo anche attraverso uno schema di questi, se no l'idea è che siete voi che impostate la restituzione, la visualizzazione di quello che viene fatto attraverso uno schema di questo tipo e gli altri sono aiutati a comprendere, a memorizzare. Sara, la domanda sempre relativa a questo, il fatto di essere organizzata precedentemente, hai un programma generale o comunque sai proprio gli argomenti che verranno trattati in genere? Se sei te che organizzi o se sei, sì, lo sai. Certo, c'è quello che all'ultimo momento, la sera prima, però di solito ha un guizzo di creatività e cambia tutto. Però diciamo che la gente normale che viene chiamata a intervenire di solito è fedele a quello che avete concordato. Okay, così ti fa un'idea, sì, diciamo che se avete concordato tutto 3 mesi prima è bene un paio di giorni prima risentirlo. Sì. Però questo è un pochino. Poi ci sono le metafore. Perché ci sono le metafore? Perché a volte non si parla tutti lo stesso linguaggio, ma è fondamentale capire tutti la stessa cosa. E questo ci aiuterà molto nei conflitti. Quindi ci sono a volte situazioni o argomenti molto astratti. Che so. L'azione dei neuroni specchio rispetto ai tumori infantili. All'ictus infantile, questo è stato uno degli argomenti che mi sono capitati recentemente. Ho ringraziato tantissimo per aver pensato a me, è stato un delirio. Però ci sono argomenti molto astratti che richiedono di passare a una metafora con molta, molta cautela. Perché quando si passa alla metafora, può succedere che uno sceglie la metafora per sdrammatizzare e quindi sceglie una metafora semplicistica. E sembra che tu stai sminuendo il problema, ok? Mentre le persone che sono davanti a te a volte sono colpite dal problema e quindi non vogliono vederlo sminuire, anzi. Oppure scegli una metafora che ti complica ancora di più la vita, perché una volta che si entra nella metafora poi bisogna rimanerci. Oppure dichiarare che sono entrato nella metafora per un aspetto e poi ne esco. E adesso vi spiego meglio questi tre passaggi, complicata, la metafora è complicata. Diciamo, ci sono due metafore che si usano spessissimo senza troppi intoppi, e sono la montagna e il mare. Partiamo dai fondamentali. Allora, la montagna io ho ovviamente la montagna. Ho un sentiero di montagna che è l'unico sentiero di montagna che va dritto, però insomma, per capirci.
E ho il mio traguardo laggiù e le mie vette, il mio futuro, il mio orizzonte, ho tutto quello che voglio. E io sto andando in montagna. Ok? Ora, con chi vado in montagna? Qual è la mia squadra? Chi porto con me? Perché li porto? Eccetera. Metterò altre persone che vengono con me. Cosa mi porto? Avrò uno zaino e dentro lo zaino ci saranno un sacco di cose che hanno dei significati, mi porto la pazienza, mi porto la tenacia, mi porto il coraggio, mi porto quello che volete voi, mi porto la pila, mi porto quello che vi pare. Poi cammino, però non è che io vado dritto fino in cima alla montagna e olè, sono arrivato, magari no, devo fermarmi ogni tanto, quindi pianto la mia tenda da qualche parte. Poi ci sarà, magari farò un'altra tappa, ripianterò la mia tenda da un'altra parte. Ok? Sono i momenti di sosta, i momenti di stanchezza, i momenti di riflessione, i momenti in cui ho bisogno di fermare il pensiero, momenti in cui c'è bisogno di ragionare su qualche cosa, ok? E poi arrivo a mettere la mia bandierina sul traguardo. Ok? Allora, qua dentro io ci posso passare tutto un percorso che faccio con un gruppo di persone, traslando quello che sta succedendo nelle tappe di un percorso che va verso la montagna. Il mare è la stessa cosa, però al mare. E qua sempre inizia a essere l'orario in cui dentro di me nasce la voglia di andare al mare. Allora io sono sulla mia barchetta. Chi sarà a bordo con me? Metto le persone che prima venivano in montagna, la mia squadra, la mia equipe, il mio gruppo. Strada facendo c'è anche uno che si sta avvicinando con la sua ciambella disperato. Caricherò anche lui prima o poi, quando arrivo là carico anche lui. Poi strada facendo io incontro le difficoltà. Ci sono gli squali, però c'è anche il delfino che mi aiuta. Mo' il delfino. Come cavolo è fatto il delfino? Va bene, il delfino. Certo. Sì, non vi dico cosa sembra, facciamo che sembra un tonno. Certo. E poi ho il mio punto d'arrivo, che è l'isoletta, ok? E io sceglierò se andare dritta verso di là, passando in mezzo agli squali, oppure se girare al largo, nuotare col delfino e poi dopo arrivare alla mia meta, ok? Se fare delle soste per fare il bagno, se non farle, di nuovo. È di nuovo una metafora che mi porta a condurre un gruppo verso un risultato. Ok. Poi c'è lo spazio. Pianeti, il razzo, le meteoritiche, sono gli ostacoli, eccetera, eccetera. E fin qua va tutto bene. Se però io ho un processo un po' delicato, un po' lungo, che è fatto di tante fasi, e lo devo spiegare a diversi gruppi di persone che interverranno in diversi momenti di questo percorso, ma lo devono capire tutto. Devo scegliere una metafora che mi permetta di accompagnare tutto il percorso. In quel caso è un po' più lunga di così. Allora, cosa succede? Che la metafora più quotata in questi casi è quella del cantiere, perché il cantiere ha tante fasi. C'è la fase di ideazione del progetto, la fase di progettazione. Poi c'è la discussione del progetto, c'è l'approvazione, poi si scelgono i materiali, poi ci sono gli operai che lavorano, e arriva la gru, e poi dopo arriva la scavatrice, poi si fanno le fondamenta, e poi dopo si sale, poi arrivano a mettere i serramenti, poi si sceglie il colore della parete, poi si sceglie la tendina da mettere dentro, insomma alla fine abbiamo finito il processo. Poi si pubblicizza perché bisogna vendere la casa. Quindi abbiamo tante fasi. Ed è una metafora che si presta molto su percorsi lunghi e un po' articolati in cui devono intervenire gruppi diversi di attori in momenti diversi, eccetera, eccetera. Però la metafora del cantiere non vi piace e queste metafore sono riduttive, cosa succede? Succede che ci sono degli argomenti in cui io sono in una metafora. Poniamo, sono nella metafora del mare.
Però a un certo punto devo spiegare una cosa o deve succedere qualche cosa che invece non riesco a tradurre nella metafora del mare. Non mi bastano i pesci, non so come farcela stare. Allora, in quei casi si fa un pop-up, cioè un blob che esce, come dire, una cosa che ci appiccico sopra o che metto di fianco, esco dalla metafora. Descrivo, scrivo, disegno la cosa che sta succedendo e poi ritorno nella mia metafora. Oppure dichiaro che quella è la metafora del percorso in generale e poi su un altro foglio accanto mi segno invece alcuni momenti particolari che hanno bisogno di essere approfonditi al di fuori della metafora. Perché non vanno banalizzati, perché non ci stanno, perché... Sara, sì. Scusami, faresti un esempio proprio pratico? Sì. Cioè, l'esempio della metafora della montagna... Allora, cioè tu stai facilitando un gruppo e stiamo andando in montagna, no? Lo sto portando in montagna, gli sto spiegando che appunto abbiamo con noi delle risorse, abbiamo degli obiettivi da raggiungere, questi obiettivi sono lunghi nel tempo e quindi ci daremo degli obiettivi intermedi che sono le tende, per capirci. Però poi succede che a metà del mio percorso noi andiamo tutti. Non so, ci sono le ferie d'agosto, per dirti. C'è un momento di stop. Oppure finisce il finanziamento, dobbiamo aspettare il nuovo finanziamento. E io mi sono fermata a un certo punto del mio percorso. Quando poi lo riprendo per farli rientrare nella metafora, io non posso far finta che quell'intoppo non ci sia stato, o che quella cosa non sia successa, o che quell'argomento non sia emerso. Ti faccio un esempio vero o vero. Mi è capitato di fare un lavoro per un comune dell'Emilia Romagna dove mi si chiedeva di chiedere agli abitanti alcune cose e di non chiederne altre, per dirti. Io potevo chiedere, non so, come vorreste che fossero gli spazi verdi di questo comune? Vorreste le piste ciclabili? Come le vorreste? Quali percorsi pedonali vogliamo privilegiare, cosa vogliamo fare del fiume. Lì di fianco passava la TAV, mi hanno chiesto di non parlare della TAV. Ora, la TAV è un elefante, cioè, come si fa a non parlare della TAV? Allora cosa succede? Che noi abbiamo fatto il nostro percorso e parlavamo delle aree verdi, e parlavamo delle case, delle scuole, degli spazi bimbi, dei giochi, della pista ciclabile. E ogni due per tre la gente diceva sì, ok, però la TAV, no, perché se poi c'è la TAV, no, perché insomma non possiamo far finta, comunque qua spesso ci arriva tutto il traffico, il fumo, lo smog della TAV, possiamo fare lo spazio verde di fianco alla TAV. E tu cosa fai, non lo metti? Allora per un po' omertosamente abbiamo cercato di non metterlo, ma dopo un po' ti dici, va bene, il comune può far finta di niente e mettersi i paraocchi, ma questo discorso è venuto fuori. Allora, non potevo farlo rientrare nel nostro percorso di progettazione degli spazi urbani, perché la TAV non è uno spazio urbano, ma avevo bisogno di metterlo. In quel caso io ho messo un pop-up che diceva attenzione però che lì di fianco passa la TAV. Fine. È come dire una cosa che sta fuori. Della TAV non lo potevamo affrontare, io avevo a che fare con un gruppo di cittadini che non erano chiamati a parlare della TAV. No, scusami, parlo sempre ritornando alla nostra metafora. Però non era risolto, cioè comunque fa parte del problema. Allora facciamo l'esempio del percorso. Non faceva parte del percorso decisionale. Attenzione, io stavo rappresentando il percorso decisionale portato avanti coi cittadini. La TAV era una questione che non era discutibile con i cittadini perché non era presente nessun esperto, non erano presenti i responsabili del progetto, non erano presenti quelli che pagavano il progetto e non c'erano i decisori, non c'era il comune. Eravamo io e i cittadini, quindi noi potevamo parlare della TAV finché ci pareva, ma cadeva nel nulla. Mentre questo discorso, le scelte prese rispetto agli spazi urbani, poi venivano messi a budget e a bilancio e venivano realizzati, mentre tutto quello che veniva detto sulla TAV era un pourparlé. Allora, in quel caso era un discorso che c'era, era pesante, era forte, infatti il bollone si vedeva, era un bollone grossissimo di fianco. Come dire, però teniamo presente che su questo nostro progetto inficia tantissimo, influisce tantissimo, incide tantissimo quella questione. Era il signore che diceva, oh però occhio che io devo dire questa cosa qua. Questo si vede tantissimo rispetto al flusso. Però non lo...
Però non lo può interrompere, non deve interromperlo, perché sennò non abbiamo né, abbiamo lo stesso TAV e non abbiamo nemmeno le aree verdi. No, quindi ci sì. Lavori intorno, perché magari sai che la sposa lì è pericoloso, però magari è bellissima. No, vuol dire che poi organizzo un tavolo e porto all'attenzione del comune, dei veri responsabili, il fatto che i cittadini dicono noi non possiamo progettare finché abbiamo l'incubo della TAV. E lì si apre un altro pezzo del processo, diverso, di nuovo, eccetera. Poi lo posso riportare ai cittadini e andare avanti. Però, insomma, diciamo che c'è un qualcosa che succede. E quel qualcosa a volte sta fuori dalla metafora. Non potevo portare la TAV. Cosa c'era? Un macigno enorme che ostruiva la strada. Ecco, potevo metterci, volendo. Ma rispetto alla metafora... Una valanga. Esattamente come qua, esattamente come qua. Io parto con un tema, ok? So che farò questo percorso per arrivare a scegliere cosa fare dei giardini. Quindi diciamo il mio sole, la mia vetta sono i giardini, ok? No, il mio sole sono avere uno spazio più vivibile per tutti. Per dire, magari dentro il sole scrivi i nostri giardini. Dentro il sole magari scrivo una città più verde. Per tutti, più verde per tutti. Nella bandierina scrivo abbiamo i nostri giardini. Ok. Questo deve essere una roba gigantesca. È grande. Questo è grande quanto vuoi, può essere una parete, può essere tutto quello che vuoi, ovviamente. È un paretone. Sì, sì, è un paretone. Dopodiché ho lo zaino e nello zaino ci mettiamo tutte le cose che ci servono per arrivare ai nostri giardini. Quindi magari nello zaino molto grande scrivi. Lo zaino lo fai un po' più sotto e dentro ci scrivi o ti disegni tutto quello che ci va. Puoi anche fare le frecce che vanno dentro lo zaino e metterli fuori per dire. Se rimani, non so, la torcia e dici ok, cosa mi serve per... Mi serve tanta collaborazione, oppure le idee, eccetera, no? Quindi sia cose concrete che cose concrete e astratte, perché di solito in un processo ti servono entrambe. Dopodiché io parto e inciampo perché c'è un sasso. Cosa è successo? Il comune mi ha detto no, questo processo non lo fai, oppure in quello spazio che avevate pensato voi ci costruiamo, esatto, c'è una zona archeologica. Allora... Può avvenire in un mese come può avvenire in un giorno, dipende da qual è l'argomento. Ora stiamo parlando di un processo sui giardini, ma dipende che cos'è, dipende di cosa si tratta. Ok, c'è un intoppo, che intoppo è? Dentro il sassone scrivi qual è stato l'intoppo. Ok, e vai avanti, mi fermo perché per questa settimana ci fermiamo qua, ci rivediamo tra una settimana. Dove siamo arrivati? Cioè, nella mia tenda, dove l'ho piantata? A che punto del percorso sono? Cosa abbiamo fatto e che cosa ci manca da fare? Non so, il bilancio, diciamo. Sì? E poi vai avanti. È la mappa del processo. Cosa succede però? Che alla fine... Più carina delle solite mappe. No, succede che alla fine chiunque riesce a riconoscere tutto quello che è successo, anche se non glielo racconti tu. Perché là c'è tutto. E quindi serve a te per presentare il processo ai cittadini che non sono venuti, serve a presentarlo alla giunta che poi deve deliberare, serve a presentarlo ai giornali che vogliono scrivere un articolo su questa cosa, senza bisogno di raccontare la rava e la fava per un'ora, glielo hai disegnato, poi loro ti faranno le domande, tu approfondirai i punti interessanti. Scusami, volevo capire una cosa. Poi viene un temporale, c'è la nuvolona, insomma potete arricchirlo di tutto quello che volete. Ci sono casi in cui, avendo lo schema, il template ben in mente, si governa perché si sa che durante un processo le persone è bene che parlino di una serie di fattori che sono il cammino, le pause, i momenti di riflessione, le deviazioni e quant'altro. Quindi c'è una specie di sequenza mentale che forse non viene rivelata da subito. No, questa cosa puoi costruirla pian piano, certo. Si deposita. Certo. Ma ci sono dei casi in cui il fatto di avere ben precisi per tutti gli obiettivi è opportuno
costruire una rappresentazione di riferimento. Assolutamente sì. Come questa, però, diciamo, fatta, dopodiché le persone sanno che c'è un cammino, sanno che c'è. Può essere una scala e su ogni scalino un passo che si andrà a fare nel percorso, può essere, cioè non è che per forza tutto deve stare nella stessa tavola. Però diciamo che se questa è la tavola che voi andate a costruire piano piano, ma volete che la gente sappia quanto sarà impegnata, farete uno schema di tipo diverso che dà gli step alle persone. Insomma, può essere, non so, appunto una scala mi veniva come idea, ma può essere qualsiasi altra cosa. Può essere anche un videogioco. Può essere un videogioco, può essere quello che volete voi, assolutamente. Un flipper, assolutamente. Altre domande? Le metafore sono un po' complicate, me ne rendo conto, ma... Allora, io ho delle cose da farvi vedere che poi vi manderò, perché ieri sono riuscita a distruggere il computer, venendo qua, l'ho fatto cadere in aeroporto. Ciao. No, posso anche mettervelo su una chiavetta se voi ce l'avete, possiamo farli vedere nei prossimi giorni. Però se no ve le mando e voi poi le guardate. Poi vi darò comunque anche un po' di link dove trovate come in tutto il mondo la gente fa queste cose, quindi che template usa, che metafore usa, come usa lo spazio del foglio, quali altre idee gli sono venute. Sì, sì, avete un computer e una chiavetta, molto volentieri, vi dispiace, ma quello che si è rotto è proprio il video, è tutto verde. E quindi non, il computer va, ma si vede tutto verde. La pausa di oggi è andata, domani. Tu la puoi fare. Va bene, domani lo facciamo. Ok. Ora dovete provare. Quindi io direi che dividendovi di nuovo a coppie o a gruppetti di tre, vedete voi, di tre o di quattro, come siete più comodi, perché capisco che magari attorno agli spazi non ci state tanto. Proviamo a costruire un racconto di un episodio che vi è capitato, che avete gestito, se avete fatto un evento, come l'avete organizzato. Provate a raccontarlo o attraverso una metafora o attraverso un template. Mi piacerebbe farvelo fare su un conflitto, ma diciamo che lo facciamo domani su un conflitto, perché vi vedo abbastanza stanchi e perché prima vi volevo spiegare delle cose sui conflitti. Quindi facciamolo ora su un fatto qualsiasi, può essere positivo o negativo, un percorso che avete gestito, un percorso a cui avete partecipato come partecipante, una cosa che vi ha colpito e che mi raccontate con un template o con una metafora. Usate il foglio piccolo, medio, grande, come vi pare a voi ormai, perché non so cosa è rimasto per oggi. Quindi quelli che trovate in giro usateli. E ci diamo, non so che ore sono. 5:30, aiuto, di già. Ci diamo un quarto d'ora. Ho finito il caffè. Non ne avete più di locandine? Finite. Quelli vanno bene, vanno bene. Però ne servono tanti domani, tantissimi. In teatro c'è. Scusa, tu hai fatto la cartolina? Di là ci sono quegli opachi che non abbiamo ancora usato, però. E lo mettiamo qua.
Quello che devono coltivare. E no, è che l'acqua quando casca fa rimbalza, non so, sarebbero più dei rimbalzi, in effetti hai ragione, dovrebbero rimbalzare. Thank you.
cosa mi sto dedicando pure è la trasposizione di testi complessi in mappe uniche mentali. Che bello! Abbiamo fatto, fatto con la, il documento della Smart Specialization della Puglia. Ho trasformato in un'unica mappa. Bello! Perché una lì, sola? Sì, sì, una sola. Però ho fatto 30 mappe a matita, una per ogni pezzo di capitolo, e poi le ho digitalizzate. Dove lo trovi il tempo? Ma questo è mitico. Ah, no, ok. No, perché uno... No, però è interessante perché... Molto, molto. La mappa hai tutta la struttura e l'ho messa poi su, su, su Prezi. Fantastico. Per cui tu, se vuoi puoi zoomarla e vedere... Bellissimo, bellissimo. Quindi è stato bello. Perché là il problema fondamentale è che ci sono dei testi normativi complessi. Certo. Che fai? Non li percepisci in forma lineare, non è possibile. O lo impari a memoria o no? O non sai dove sta esattamente. Questa cosa comincia a essere interessante. Pensa al codice civile, poter fare una cosa del genere, oppure a... No, ma la cosa interessante è che se tu prepari questa cosa e la metti sul muro 6 e 3, poi le persone possono lavorare in punti diversi. Assolutamente, assolutamente. Noi facciamo un sacco... fatta sta cosa. Bello. Preso il codice, l'abbiamo inserito, abbiamo cominciato a lavorare. Questa è la delle norme. Dove certo. Stanno i problemi? Allora le persone andavano. Chiaro. Bellissimo. Noi lo stiamo facendo sulla diciamo la scala del valore per alcune aziende, dove c'è il processo che dà la catena del valore, diciamo, viene rappresentata con tutte le sue parti. Chiaramente se un'azienda è molto complessa ci sono moltissimi elementi, azioni che succedono, momenti, passaggi di consegne, momenti di passaggio da un ufficio all'altro, eccetera. Così lo vedono tutto insieme e poi lavorano ognuno sul suo pezzo per capire cosa manca, cosa si può migliorare, quali sono i punti di forza, le cose. Perché spesso non sa cosa fa quello nell'ufficio di fianco. Ma il problema è percepire pure la realtà la realtà delle cose. Eh sì, 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 sì. E quindi questa è la mappa della Puglia. Queste sono per capitoli, no? Capitolo 1, capitolo 2, poi 2-1, molto bello, 2-2, 2-3, 2-4, 2-6, 5, 2-6. La cosa carina qua era che il primo capitolo si intersecava, spiegava un altro pezzo che sta qua, certo. Ed erano azioni ponte, per cui il capitolo 2-5 è intersecato con l'1-3 e quindi tu vedi generano questa cosa qua, generano questa cosa qua e tu c'hai tutto, perché praticamente tu tieni è meraviglioso, questo da questo e poi invece le radici sono alberi veri e propri, quindi questi sono strumenti, certo. Sono tutti gli apparati radicati, la cosa. Molto e poi bello. La macchina, poi ci sono queste macchine volanti, sono quelle dei piani di azione, la governance, strumenti di governance, però è molto artigianale. Bellissimo, no, però è molto molto chiaro, cioè almeno uno capisce come funziona anche tutto quanto insieme. Sai dove stanno? Che a volte ti chiedi se chi l'ha concepito sa dove è andato, cioè sa qual è tutto il suo percorso che ha fatto, perché... ci credo, perché magari tu lo pensi un pezzo per volta, ma non hai la visione di insieme. La visione di insieme è difficile da avere. Alla fine questi, se le hanno stampate, grandi, quanto un tavolo, un metro per 1,80 m, cioè, hanno dato a tutti gli attori della Smart Specialization. E ho avuto tutta una discussione su questa cosa, perché alcuni che seguivano, non che seguivano il professore, pensavano che questa cosa fosse... mi sembra utile. No, è molto utile, molto utile. È anche un elemento su cui ragionare, su dove siamo arrivati, cosa ci manca da fare, cosa possiamo approfondire, migliorare, a cosa abbiamo invece dedicato già fin troppo tempo e possiamo dare per acquisito. Mappe aiutano tantissimo. Devi avere il coraggio di mappare le cose, quello è. Prima ho fatto fare quell'esercizio così emotivo e personale, che deve avere il coraggio di mettere l'elefante sulla carta, cioè di guardarlo in faccia e di comprendere a fondo quello che stai facendo. A volte è più facile dire, vabbè,
faccio quello che riesco, no? Questa cosa di costruire scenari, no? Costruire scenari è molto bello, adesso l'abbiamo fatto un po' veloce perché appunto io purtroppo adesso ho 2 giorni in cui devo far stare dentro di tutto, però quello merita mezza giornata, è molto più complesso di come l'ho fatto io adesso. Questa cosa dovrebbe essere sperimentata su grande formato. Assolutamente, assolutamente. Poi qua oggi c'è il problema che non c'è la carta, non c'è. Ci sono le esperienze fatte in coppia, immagino poi lavorate in coppia, sì. Perché uno si occupa della illustrazione di pezzi. E chi invece si occupa più del concetto. Sì. Bella sta. Sì, molto divertente. A che punto siete? La Buzzatina ha fatto una bella cosa per il suo. L'ho visto, è stata bravissima. Devo vederla presto, tra l'altro, perché volevamo fare una cosa assieme a gennaio. E lei è carina anche. Da lei ha fatto un corso sulle mappe mentali. Qualcosa per uscita dopo qualche mese. No, infatti sapevo che ci stava lavorando da tanto, tra l'altro, un lavorone quello lì per IMSS. Brava, molto brava. Infatti ha vinto un premio, l'hanno premiata. Sì, sì, però sai, una grande innovazione. Per la pubblica amministrazione state facendo dei miracoli praticamente, perché loro proprio un linguaggio che non conosco. Però io mi raccontava di un entusiasmo. Ma meraviglioso. Interno, nella definizione di una consapevolezza attiva di lavoro. Infatti, bello. Bello, bello. Passione per la mappe mentali, sì. Per l'ordine. Sì, sì, sì. Fantastica, è molto brava, molto brava. Molto bella. Ci siamo? Alzate la mano se avete finito. Finito. Altri che hanno finito? Questo vale. Quasi. Quasi non vale. Va bene, sappiate che mi tocca mangiare un altro fico, visto che non avete finito. Piove ancora? Ogni tanto sì. Come ogni tanto? Sì. Piove, finisce. Piove, finisce. Ci incontriamo sempre qua. Al figo, Che qua si chiama la fica. Esatto, ecco, appunto. Di oggi quelli, sai, non li ho mangiati. Mamma mia. I muffin. È uguale. E i tuoi bambini dove sono? Col papà. A Milano con i miei genitori e il papà. E i tuoi bambini? Dagli amici vari. Sparpagliate. Che carino. Sì, è un bel casino. Sono fortunata perché ho tutti a casa. Cioè mi muovo io, ma loro sono stanziali e la mia famiglia è là, la famiglia di Davide è là. Certo, però mi diceva che tua suocera si sta trasferendo da queste parti. Non è di grande aiuto, anzi, sta spogliando un po'. Immagino, mi ha spiegato solo il trasloco, la complessità. Un po' tardi per la terra. Vabbè. E non perché la suocera, No, certo. Quindi no, diciamo non facciamo affidamento. Dici che nemmeno quando sarà qua? No, non c'è da. Hanno 6-4? 6-4. Bimba una bimba, giusto? Tu?
maschi, e hanno 10 e 7, sono un po' più grandi ora. Fase in cui hanno bisognissimo di attenzioni. Sì, poi devo dire che fino all'anno scorso più o meno era tutto che andavano tutti e due all'asilo. Adesso che c'è questo cambio, non è forte solo per loro, anche per noi. Ci dobbiamo riorganizzare intorno al fatto che il bambino fa la scuola elementare, quindi cambia tutto. Tempo due anni però ce li hai tutti e due alle elementari. Sì, no, ma è proprio il processo mentale. No, i compiti, e poi è difficilissimo farglieli fare perché l'altro non li sta facendo e qui. Vieni. Devi metterti davanti alla macchina e parlare, illustrare, mostrare, dire che perché avete scelto questo tipo di template. Si vede? Come no? Hanno scelto di messa il mandala. A fuoco, un mandala. Dico, ci perché siamo. Avete scelto il mandala? Perché vi piaceva molto. Sì. Perché lavorate con le mappe mentali. Sì, ci piaceva particolarmente, abbiamo deciso. Ok. E abbiamo intrapreso un viaggio su questo schema, cioè di come partire. Quindi abbiamo incontrato tutti i vari. E c'era il sole qua e quindi quello è un punto d'arrivo importante. Si è parlato di un po' di posti, però il sole, però partiamo di notte così, okay, così non ci bruciamo, no per non bruciarci, certo. E quindi per partire c'è bisogno del passaporto, quindi bisogna andare in questura, portare un po' tutti, fare versamenti, le foto, insomma tutte le cose, poi bisogna preparare le valigie, tipo di abbigliamento, il Lonely Planet da fare, perché andare in Lapponia, in Egitto avevamo scelto, in Lapponia il wifi non prende, quindi no, c'hanno l'1G e quindi non va bene più. Il biglietto e quindi poi con i soldi. Continuava il lavoro assolutamente, però ci siamo fermati lì. Hai soldi? Online, no, potevamo fare il biglietto online o con l'agenzia, abbiamo scelto online. E poi ci siamo scaricati online. L'itinerario online. Però con la Lonely Planet in valigia. Ah, certo. Si sa mai. E questo... con i nostri bei disegnini. No, e andrete un po' in nave, un po' in bicicletta, un po' in treno, un po' a cavallo del tonno. Eravamo un po' indecisi. Ci siamo fermati in questo percorso, diciamo, da montagna. Ci siamo fermati alla prima capanna. Grazie. Grazie a voi. Qualcun altro? Che template hai scelto? No, ho scelto la metafora. La metafora della montagna. La montagna. Io da un anno faccio parte di un percorso perché c'è un invaso, un bacino d'acqua artificiale nei pressi del paese dove abito e si trova praticamente fra diversi comuni, fra Gagnano, Carusino, Monteparano, Grottaglie. E dovrebbe servire quando andrà completamente in funzione per portare l'acqua nel Salento. Adesso c'è moltissima acqua perché viene portata dalla Basilicata, ma anche quella Piovana, e nel frattempo è diventato un luogo molto bello per la fauna e per la flora che si è sviluppata. L'aspetto negativo è che durante la stagione di caccia arrivano cacciatori anche da molto lontano, perché ci sono persone molto appassionate proprio per la caccia all'anatra. Si accampano il venerdì sera e vanno via la domenica portandosi a casa il bottino. Allora, l'anno scorso abbiamo pensato, perché non avviamo un percorso, un processo di caccia al cacciatore per realizzare in quel luogo una riserva naturale e per impedire, insomma, che avvenga la caccia e tutto il resto. Allora abbiamo organizzato il 21 giugno dell'anno scorso la prima marcia, coinvolgendo tutti i comuni vicini. Ci siamo incontrati all'invaso Pappadai, sono venuti anche gli amministratori di questi comuni. Perché se il nostro sole è fare la riserva naturale, l'ostacolo in quel momento grande era che
quel territorio non è di uno dei comuni pertinente, ma è di Taranto, è del comune di Taranto, perché noi in quella zona c'è una striscia di terra che va dalla torretta mare, la discarica Vergine, fino all'invaso, che è di Taranto, cioè 20 km distante da Taranto, Taranto c'ha questa striscia di terra. Che allora, sì, un'isola amministrativa. Dal punto di vista, diciamo, amministrativo, per presentare un progetto alla regione deve essere il comune competente territorialmente. Allora noi li abbiamo invitati tutti i comuni che circondano l'invaso, perché volevamo che a proporre quella proposta al comune di Taranto non fossero solo i cittadini, le associazioni ambientaliste che sono venute, ma anche gli amministratori locali. Okay. Sono venuti, hanno messo la firma, tutti contenti, bellissima cosa. Però nel frattempo abbiamo portato, quindi le tende, no? Abbiamo portato questa idea, abbiamo fatto sensibilizzazione in tutti i comuni. Siamo andati nei comuni, li abbiamo spiegato, c'è l'invaso che è molto bello, venivano la Lipo, Legambiente. Ma poi ad un certo punto si sono avvicinati anche altri sostenitori, altre associazioni. Diciamo che questo ingresso a volte ha creato un blocco, perché mentre prima il sole era soltanto avviamo una procedura, un processo per istituire lì la riserva, le altre persone che si sono avvicinate a questa rete hanno proposto un altro obiettivo: a me mi interessa gestirlo, il parco. Okay. No? E quindi è un altro sasso. Certo. Certo. Che in questo momento è molto forte, ad esempio, stiamo lavorando. Allora, quindi abbiamo fatto questo sasso, una grande, una frana proprio. Sì, bella grande, e poi l'altra tenda, forse il modo per rifar ripartire quel processo è di, se aspettiamo che sia Taranto a preparare la proposta progettuale, il comune, forse passeranno tantissimi anni, allora magari trovare delle persone, anche un piccolo gruppo, tre competenti per questioni tecniche o naturalistiche, a farlo un progetto per la riserva, portarlo poi al comune di Taranto, il sole, non lo cambino, presentarlo e alla fine mettere la bandierina, ce l'abbiamo fatta. Ottimo. Le ho obbligate. Ottimo, ottimo, grazie. Altri? La montagna tira, poi voi siete al mare. Io ovviamente per contro adoro quell'altro. Fai vedere anche a loro? Sì. Questa è una schematizzazione feroce di una cosa che in realtà è molto più complicata, che noi abbiamo appunto semplificato all'inverosimile, però lo schema, insomma, forse è efficace. Abbiamo immaginato di partire con un piccolo gruppo di 4 persone, avendo come obiettivo finale quello di realizzare, per esempio, in un paese una piccola biblioludoteca. Fallo vedere anche a loro, sì. Biblioludoteca. E naturalmente siamo partiti quindi in gruppo, avendo a disposizione, oltre alle nostre competenze, anche un progetto già grossomodo abbozzato, che poi è stato perfezionato strada facendo fino alla possibilità di presentarlo ufficialmente al comune, all'ente locale. Il primo imprevisto è stato caratterizzato quindi dal fatto che si è riscontrata la presenza di un concorrente che era interessato allo stesso tipo di progetto, quindi a gestire un edificio del comune che doveva essere finalizzato a quello stesso scopo. Quindi naturalmente l'aggiramento del problema, che qui è stato mostrato come un macigno sulla strada, è stato praticamente quello di realizzare una variante sul progetto che fosse assolutamente più concorrenziale rispetto a quello del concorrente, per essere più avere punti più validi per poter passare. Naturalmente, passato questo scoglio, ovviamente si è avuta l'approvazione del progetto con l'erogazione del finanziamento, che ha consentito di iniziare i lavori, che sono consistiti prima nella riqualificazione dell'edificio che era in stato di dismissione, quindi il primo passo è stato quello. Il problema successivo, che è stato l'aggiramento, questa volta abbiamo variato, quindi c'era un albero caduto invece del macigno sulla strada, e la variazione è più in su. Eh sì.
Quindi in questo caso si è trattato di un problema finanziario, cioè l'insufficienza dei fondi, come spesso succede, che si volatilizzano, allora hanno determinato una necessità di sopperire con altri strumenti a questa carenza. In questo caso, diciamo che tramite un processo, definiamolo di sussidiarietà orizzontale, è stato possibile coinvolgere anche alcuni amici e soprattutto la cittadinanza, sensibilizzando all'interesse per l'obiettivo e quindi ottenendo anche il riciclo e il riuso di materiali, come è stato fatto per esempio per l'esperienza che è stata inaugurata 2 settimane fa qui nel quartiere, e quindi questo ha consentito anche di riallestire gli spazi interni senza ulteriori spese, consentendo poi di arrivare al traguardo finale. Ok, grazie mille. Chi manca? No, c'è niente. Allora, noi abbiamo fatto la montagna, la metafora. Fai vedere a loro a casa e poi dopo la montagna. Piace? La montagna piace assai. Vabbè, le abbiamo detto. La montagna più grande. È dovuta alla sua provenienza. Allora, siamo partiti, questo è diciamo noi che siamo partiti, che siamo un'associazione, comunitazione, l'obiettivo era uno spazio comunitario autocostruito in un quartiere di Celle. Siamo partiti noi, quindi questi siamo noi, l'associazione si chiama Comunitazione, nello zaino... L'associazione ci... è femmina, mi fa piacere. Certo. L'associazione. È l'associazione. Allora, nello zaino siamo portati finanziamento regionale... Che è maschio invece. Che è maschio. Il sogno, la facilitazione, la formazione e la fiducia. Più abbiamo avuto... Più un trullo nello zaino pesante. Era perché era faticoso il cammino. Tutto in che è il trullo di un'associazione che era lì in loco nel quartiere dove stavamo lavorando, che quindi dentro il cono del trullo di questa associazione, che è Casa Armonica, c'erano i volontari, la logistica e gli spazi. Siamo partiti, ci siamo incamminati durante il cammino, abbiamo conosciuto i cittadini grazie alle interviste, i sogni, i talenti e gli incontri che ci hanno aiutato ad arrivare qui. Le tappe? Le tappe sono state le più importanti, la festa dei talenti, il picnic delle idee e la realizzazione. E questi in rosso sono stati i nostri ostacoli. Il primo è stato la proprietà privata, uno spazio su cui stavamo lavorando che poi abbiamo scoperto essere una proprietà privata, il proprietario ci ha fatto un sacco di problemi, eccetera. E l'altro è stato durante i giorni della realizzazione, un giorno è tempestato, proprio quando stavamo per finire. No. Insomma, vabbè. Però c'è stata anche una risorsa. C'è stata una risorsa molto grande. Un po' fantastica. C'è stata un'apparizione. C'è stata un'apparizione a un certo punto. Come la Madonna è apparso Javier. Che era Javier. Che... Siamo arrivati allo spazio comunitario autocostruito il 1 giugno 2014. Oh, sì. Abbiamo piantato la bandierina. Ce l'abbiamo fatta. Chi manca? Nessuno? Finito? Fantastico. Ora che credo siano le 6 e... 6 e 5, perfetto. Vi faccio un velocissimo ripasso di quello che abbiamo fatto ora. Oggi vi do i compiti, eccetera, eccetera. Allora, certo. Dunque, oggi abbiamo iniziato a seminare, a far crescere una pianticella. E l'avete in mano voi. Quindi mo io mi tolgo e tutto il resto sono assolutamente fatti vostri. Questa pianticella è fatta di lettering, che sono i vari fonti, i vari discorsi che abbiamo fatto sulle lettere, sui caratteri, su come scrivere, eccetera, eccetera. Poi ci sono i contenitori e le connessioni, abbiamo visto le bottiglie, i pezzi, i nastri, le cose, ricordate le frecce, eccetera. Le icone. I templates e le metafore che abbiamo visto adesso per ultimi, i colori, le cornici, che sono anche la data, il nome, la firma, la vostra foto, gli omini, le ombre e le emozioni. Ora sta a voi esercitarvi per far crescere questa pianta, per dare maggiore forza a queste foglie e perché ne nascano di nuove che conterranno altre cose. Quindi questo
ricordatevelo, tenetelo a mente, ok? Di queste cose che abbiamo fatto, ce n'è qualcuna che vi sembra inutile? O sopravvalutata? Cioè avete... C'è stato un momento oggi in cui avete detto, ma... Cioè perché devo fare sta cosa? Chi me l'ha fatto fare? Non capisco, visto che tutte quante queste hanno un legame tra di loro, cioè servono per aiutarci a creare alla fine i templi, le metafore, tutto quanto il resto. Servono aiutare le persone a capire meglio quello che state dicendo, facendo, raccontando, percorrendo. Gli omini, ho capito cosa sono, ci sono diritti eccetera, e... Gli omini li puoi mettere o non mettere, se tu ti trovi meglio con le icone... Magari gli omini non ti servono, ma il giorno in cui tu devi disegnare, che so... Un gruppo, dici? Un gruppo che festeggia, puoi metterci la trombetta e il cappellino, tante trombette, tanti cappellini. Ci sono però alcune cose che sono veramente difficili da ricondurre a un'immagine ed è molto più facile raccontare, tipo, l'accordo. Abbiamo raggiunto un accordo. È la stretta di mano. Ok, anche quello fa parte degli omini, cioè un atteggiamento, come dire, gli omini erano la postura del corpo, alcuni gesti, alcune cose, puoi fare tutto l'omino, puoi fare solo le mani, puoi fare solo l'espressione del viso, perché ci sono alcune cose che non si riescono a disegnare. Se poi tu hai tanta calma e tanto tempo, trovi un'altra icona per disegnarla. Ci sono delle volte in cui invece vai in velocità e l'omino è la cosa più veloce per rappresentare quella cosa in modo che gli altri la capiscano, perché sennò finisci magari per fare un disegno molto criptico e gli altri che però lo vedono dopo non lo capiscono. A volte, noi non lo faremo in questi giorni perché il nostro tema sono i conflitti e domani e dopodomani lavoreremo decisamente sui conflitti, però a volte quando si fa una presentazione, noi scegliamo delle immagini da mettere nelle nostre slide, è capitato a tutti sicuramente, si scelgono delle immagini che evocano una certa cosa di cui voglio parlare. L'evocazione è chiara a me che ho scelto di che cosa voglio parlare e anche perché quella foto, quell'immagine mi evoca quella cosa di cui voglio parlare. Molto spesso però per chi guarda le slide, quella è solo un'immagine di sfondo. Perché io ho scelto il tramonto pensando ora io gli parlo di quando arriveremo al sole in alto a destra e sarà il nostro traguardo, il nostro obiettivo, ma quello che sta guardando vede un tramonto che ha visto in 207 altre presentazioni, perché di solito c'è la goccia che cade e fa i cerchi d'acqua, il tramonto, poi aspettate, i sassi sovrapposti, cioè diciamo che ce ne sono... Ormai sono un po' inflazionata, anche perché sono le uniche probabilmente gratis, le altre si paga. E allora, un invito in questi casi è provare a costruire un'icona, un'immagine che rappresenta quello che io voglio dire e che permette alla gente di capire con grande chiarezza che sto parlando di quello. Questo cattura l'attenzione più di 100.000 parole e fotografie bellissime. Bastano pochi tratti e l'attenzione va esattamente su quella cosa che io voglio comunicare. Quindi l'omino serve per aiutare, ma non è obbligatorio l'omino, possono essere benissimo altre icone, come ti senti più a tuo agio, può essere la parte per il tutto, può essere l'occhio, può essere la bocca, può essere la stretta di mano appunto, possono essere soltanto gli emoticon del viso, c'è gente che invece non fa le teste, fa soltanto il corpo, un po' inquietante però, è come Mortizia che taglia la testa delle rose e lascia soltanto il gambo, insomma si può fare. Ok, allora, prima di farvi fare l'ultimissimo esercizio qua, vi do i compiti per domani, così se la siamo tolta e anche loro da casa se lo smazzano. Per domani due cose. La prima è, venite tenendo in mente, portando con voi un conflitto a cui avete preso parte, non più vostro interiore, questa volta un conflitto, come dire, che avete visto accadere oppure in cui siete stati coinvolti. Quindi tra voi e qualcun altro o tra altre persone che non siete voi. Che avete provato a gestire o non avete provato a gestire, non importa, però venite tenendo a mente il racconto di questo conflitto.
E il compito per domani invece è prendere un foglio della dimensione che volete e provare a rifare la prima cosa che abbiamo fatto, cioè una vostra carta d'identità, questa volta però tenendo presente tutte le cose che ci siamo detti, tutte le foglie. Ok? Quindi un racconto di chi siete voi in un foglio un pochino più ricco. Ok? Non vale dire no, non ho avuto tempo, però era tardi, però. Per forza, quello è il compito per domani. Fatto, bellissimo. Assolutamente. Ok? Tanto anche se non era ok, non era così lo stesso, no, scherzo. No, cercate di farlo perché vi serve per fissare nella mente le cose che abbiamo fatto oggi e su cui domani non si torna. Domani si va avanti, per cui almeno fate un pochino il punto di tutto. Quanto non serve che sia bellissimo, serve che ci sia tutto. Ok. Basta. Allora adesso invece facciamo un ultimissimo esercizio e quando a un certo punto finisce, finisce, come ci insegnano nell'host, quando è finito, iniziate però a prendere un foglio grande, sì, e divisi in due gruppi, mi rappresentate quello che vorreste fosse il programma di domani. Tanto poi io di nuovo farò quello che mi pare, però... però no, anche per aiutarmi a ricordare cosa devo fare, insomma, i contenuti reconditi sono moltissimi. E quindi sì, vi dividete un gruppo di là, un gruppo di qua e mi preparate due programmi per domani. Vediamo se ci sono dei punti di contatto, cose che ci dobbiamo ricordare di fare assolutamente. Metteteci me, metteteci voi tutti quanti, insomma, deve essere fatto bene, è bello. Poi lo appendiamo per strada così la gente viene domani. Anche se non sapremo più dove metterli, diciamo. Prima di andarvene, per favore, i pennarelli tutti sul tavolo. E ognuno si porta via i suoi disegni. Un'altra cosa, prima di andarvene, cerchiamo di tenere pulito lo spazio, quindi bicchieri e spazzatura. Proprio pulisca il proprio spazio. Sì, il bicchiere si può tenere. Lo sciacquiamo e lo teniamo per domani. Però magari da qua lo portiamo di là. Basta, ringraziamo.